Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se un padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe svaleggiare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora in cui non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Vangelo parla di un personaggio che si chiamava Noè. Ma chi era? Noè era un uomo che era molto vicino a Dio. Ci parlava sempre, al tipo come voi parlate con il vostro papà o con la vostra mamma. Erano in un dialogo continuo ed era molto buono, onesto, sincero, lavoratore, gli volevano tutti bene. Aveva tre figli maschi, uno si chiamava Sem, un altro si chiamava Cam e un altro si chiamava Jafet. Nomi difficili, nomi antichi. Naturalmente erano tutte e tre sposate, facevano una bella famiglia. Però nella sua felicità Noè era triste. Secondo voi perché era triste? I figli li aveva, le loro li aveva. Ricchezze non gliene mancavano, salute l'aveva pure, però era triste. Perché? Perché intorno a lui vedeva tanti e tanti uomini e donne che erano cattivi. Litigavano sempre, bastava un niente per venire alle armi e si uccidevano. Facevano cose sporche, pornografiche, che non c'è da dirsi, si scambiavano le mogli, rubavano. Un mondo che lui diceva: ma come si ragiona? Ma Dio ci ha dato una terra così bella, così meravigliosa, con tanti frutti, con tutto quello che vogliamo, non ci manca nulla, eppure gli uomini sono cattivi. Non solo sono cattivi, ma si sono dimenticati di Dio, perché quando si è cattivi la prima cosa che si fa è: o Signore o me si è. E quindi lui cercava di parlarci,
di vedere se si comportavano bene, se cambiava il loro cuore, la loro vita, ma quelli non solo non lo volevano ascoltare, ma per giunta lo prendevano in giro. E gli dicevano: ma perché non ti diverti come facciamo noi? Ti contenti di una sola donna? Ma prenditi le tue libertà. I tuoi figli li costringi ad avere una sola donna, ma di che si sentano liberi e si prendano tutte le donne che vogliono. Tu vuoi essere onesto, ma che serve? Noi invece quello che ci viene rubiamo, quello che ci viene da fare facciamo, se dobbiamo litigare litighiamo, la libertà. E noi poverino si angustiava e vedeva, continuando così, questo mondo che cosa ne sarà? E un giorno Dio lo chiamò e gli disse a Noè: così non si può continuare, questi uomini sono troppo cattivi. Allora tu devi fare una cosa, ti devi costruire una barca. Cos'era l'arca? Una nave grande, tutta di legno, coperta con tanti scompartimenti, e appena io ti do il segnale, tu fai entrare là dentro tutti gli animali, a coppia, e ci entri pure tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli, perché ci sarà un temporale, ma così grande, che pioverà 40 giorni e 40 notti, e l'acqua arriverà fin nelle cime più alte dei monti e nessuno si potrà salvare. Noi cominciò a lavorare con l'arca e tutti lo prendevano: ma che cosa stai facendo, Noè? Ma sei diventato matto? Io lo so quello che fa, se non vi convertite, non cambiate la vostra vita, sarà un male per tutti. E lo prendevano in giro. Però arrivò il momento in cui Dio disse a Noè: comincia a far entrare prima tutti gli animali, a due maschi e femmine. Quando sono entrati tutti gli animali, ognuno nel suo scompartimento, poi entra tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli. E cominciò a piovere. Non ne restò vivo neanche uno. Lo dice la Bibbia. Voi vi leggete il capitolo 10 del libro della Genesi, c'è descritto tutto questo diluvio. Siamo. Poi passò un po' di tempo e cominciò a non piovere più, e la terra si cominciò ad asciugare. Noè dice: chissà se è ora di uscire. E mandò fuori un corvo. Il corvo però non tornò, perché c'erano tutti i cadaveri, i morti che galleggiavano, e il corvo si divertì a mangiare i cadaveri. Poi passò una settimana, dice: ora mando una colomba. Mandò una colomba. La colomba tornò, però aveva sul becco un ramoscello di ulivo. Sapete che cos'è l'ulivo? L'albero che produce che cosa? Le olive. E con le olive che cosa fa? L'olio. Attenzione, l'ulivo è stato sempre presso tutti i popoli simbolo della pace. L'olio significa abbondanza, significa ricchezza, significa dolcezza. L'olio di fatto è il più dolce e più bello, le bevande e i cibi, no? E allora tornò portando questo ramoscello di ulivo che significava la pace tra Dio e gli uomini. Allora Mosè, cioè Noè, la fece entrare. Poi aspettò un'altra settimana e mandò di nuovo una colomba fuori, che non tornò più. A posto siamo, le terre sono asciutte, possiamo uscire. E uscì. Quando uscì, fece con i suoi figli e le sue nuore un sacrificio al Signore. Uccise un bel agnellino, lo fece bruciare davanti a Dio. A quel tempo si faceva così. Il giorno d'oggi si fa la messa e c'è un altro agnello che è Gesù, che si immola davanti a Dio.
e fece pace da parte degli uomini con Dio e spuntò in cielo una cosa. Vediamo se indovinate cosa spuntò in cielo. È un arco che dalla terra parte e arriva al cielo e dal cielo scende di nuovo sulla terra. E Dio disse a Noè: questo arcobaleno sta a significare che noi facciamo pace, non succederà mai più che tutti gli uomini moriranno, però tu educa i tuoi figli a camminare nella strada giusta e a fare sempre del bene. Ora, vero è che diluvio, per morire tutti gli uomini non ce ne sono più, però cose brutte pure al giorno d'oggi ne succedono, è vero o no? Succedono gli incidenti, succedono i terremoti, succedono i ponti che cadono, succedono le frane, succedono le lavine, che l'ultimo è morto ieri in un ghiacciaio in una montagna, tante cose brutte succedono. E perché succedono? Perché gli uomini fanno quello che Dio vuole o perché gli uomini non fanno quello che Dio vuole? Perché gli uomini non fanno quello che Dio vuole. Se per esempio un giovane o una ragazza si ubriacano oppure si drogano e poi si mettono sulla macchina e corrono e vanno a morire tutti, la colpa di chi è? Di quelli che fanno del male. Allora vi insegno un segreto importantissimo: non bisogna mai fare del male. Quando uno non fa del male e non fa peccato, l'umanità è salva. Tutto quello che succede di brutto succede perché gli uomini non si vogliono ancora convincere. Dai tempi di Noè, Noè significa 4.000 anni prima di Cristo, fino ad ora sono passati 6.000 anni, e quanto tempo va a passare ancora per rammollirci il cervello e capire che dobbiamo avvicinarci a Dio e fare quello che vuole Dio? Dobbiamo convertirci, dobbiamo avvicinarci a Dio e capire che camminando nelle strade di Dio anche il mondo si salverà.